Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Carlotta e sono di nuovo con la mia BFF. Ciao! È la sera di Capodanno e ovviamente non si può festeggiare, quindi noi festeggiamo a modo nostro. Yay! Bevete responsabilmente. E non mettete via la guida dopo. Esatto, noi non dobbiamo guidare, quindi possiamo bere un pochino. Proprio per questo abbiamo deciso... mamma. Proprio per questo abbiamo deciso di sfidarci a delle domande. Io ho scritto sul foglietto, lei ce l'ha sul telefono. E abbiamo appunto, io ho scritto delle domande, 20 per l'esattezza. Lei ha scritto le sue e ci confronteremo appunto sulla conoscenza l'una dell'altra. E chi sbaglierà berrà un goccettino. Io ho il cicolo, sono malata, eh? Un goccetto comunque. Vedremo. Vabbè, ok. Allora, facciamo una domanda. Cominciamo per uno. Esatto, riempiamo i bicchieri. Allora, ci sfideremo appunto a delle domande. Dobbiamo riempire i bicchieri. Esatto. E buon fine anno. E faremo una domanda per uno. Ok, inizio io. Non ti pare. Ok, il mio nome completo, quindi incluso dei tre, dei secondi nomi. Carlotta, Iole... Oddio, li so. Comunque anch'io ho fatto la stessa domanda. Lo sapevo. L'ho messa perché tu l'avresti messa. Carlotta, non me li ricordo più. Ok, allora, bevi e è Carlotta, Graziella, che è il nome di mia nonna, e Ilenia. Ilenia, lo dovevo che, sapere. Tra l'altro è un nome che a me non piace. Cioè non mi piace nemmeno, non piacciono nessuno dei nomi che ho. Aspetta, carino. Vai. Ho bevuto. Vabbè, anch'io ho scritto la stessa domanda, i miei nomi. Per prima. Quanti e quali sono? Allora, tu ne hai un sacco. Quanti? 5 mi sembra. Ok. Caterina. Posso dirli non in ordine, però? No. Ok, Caterina, Francesca. No, no. Maria Raimondo. Però ce n'è un altro. No, ce ne sono altri due. Abbiamo detto 5, Francesca non c'è. No. È meglio, questo è già... Ok, già ho sbagliato. Caterina... Maria Raimondo. L'ho capito, Maria Raimondo, poi. Caterina. Ah no, non me li ricordo. Caterina. Però no, tu li dici sempre i tuoi. Ah! Caterina? Non lo sai? No. Bevi? Poi te li dico. Di più, di più. Un goccetto in più. Un goccetto in più. Caterina? Ludovica, Lucrezia, Giovanna, Maria, Raimondo. Allora, non mi chiamo Raimondo perché i miei genitori sono pazzi. Mi chiamo Raimondo perché tutta la storia della mia famiglia, in tutta la mia famiglia ci siamo tutti. Io non so, te l'avevo mai detto, però, cioè, il suo cognome è De Medici, quindi insomma proviene da una famiglia insomma conosciuta. Va bene, comunque, ok, sorvoliamo importante. Però. E sì, ci chiamiamo tutti Maria Raimondo. Nessuno mi chiama Lucrezia, lo dovevo sapere. Vabbè, vai. Ok, passiamo oltre. Data di nascita, segno zodiacale e ascendente. Allora, 28-8-90, facile. Vergine, facilissimo. L'ascendente è ancora più facile. Scorpione. Vergine, ascendente, vergine. Vergine, ascendente, vergine. A me non bevo. Vabbè, te la Vabbè. Do buona. Sì, dai. Ok, io do buona. Che liceo ho fatto e dove ho frequentato? Allora, il liceo l'hai frequentato a Trinità dei Monti, hai fatto il liceo linguistico. Come si chiama la scuola però? Allora, a Trinità dei Monti era il liceo linguistico. Sì, il liceo linguistico. C'era qualcosa col cuore, il sacro cuore. Il sacro cuore di Trinità dei Monti. Ah, ok, vabbè, dai ce Vabbè, sei stata brava anche tu. Vai. Presa. Data di nascita di Leonardo, che è mio fratello. Sei stata invitata anche al suo 18esimo. Il 10 luglio del 2000. Brava. Okay. No, indecisa un attimo, ma il 12 non so no, perché, no, 10, ma il 10. 10 luglio, ok. Io, colore preferito, non lo so neanche io, però allora, se lo so. Allora, secondo me il tuo colore preferito è? Secondo me il blu, cioè comunque le sfumature del blu. Non lo so, forse il rosa. No, tu non sei rosa. Cioè comunque non è il colore preferito, non è il colore dell'abbigliamento, è il colore proprio che tu ti ci rispecchi, per me è un po' blu. Va bene, la della buono. Sì, è il blu, glielo dico io, lei è proprio un blu. Te ne faccio sempre due insieme. Ehi, avviato, sì. L'artista idolo della mia
adolescenza più artista preferito del momento, cioè proprio di questo momento. Allora, dell'adolescenza è veramente facile. Super facile. Di adesso, Riccardo dei Pinguini. Sì, vabbè, sì, Pinguini d'Arte Nucleare. Ah, ok. Sì, sì, pensavo, sì, sì, sì. No, vabbè, artista, pensavo un artista, no, ok, Pinguini d'Arte, per il momento, allora, sì, questa... come gruppo, sì. Però, sì. Allora, io me lo preparo. La serie TV che ho visto più volte. Vabbè, facile, Gossip Girl. Sì. Cioè, l'hai visto 18 volte. Sì, anche 19. Ma me l'hanno... Io non l'ho mai vista. Però me l'hanno tolto da Netflix oggi. Cartone Disney preferito. Allora, qua ne ho due perché non so scegliere, quindi... Potrei indovinare, cioè, entrambi o mi dai la scelta? Ti do, cioè, allora, se li dici tutte e due, top. Se Disney preferiti. Lo indovini anche uno soltanto di questi due, va bene. Cartoni Disney preferiti. La spada nella roccia. No. Hercules. Ah, anche Hercules potrebbe essere, ma no. I miei preferiti sono Mulan e Robin Mulan. Hood. Mulan! Ah, Robin Hood, io pensavo, pensa, perché io e Robin Hood il primo e poi la spada nella roccia. Mi ricordavo che era uno uguale. Devi bere. Io col foglietto. Domanda difficilissima, Carlotta, comincia a bere subito se vuoi. Ok. Che lavoro faccio? Ma no, allora, non è che... cioè... allora, non è che io non so che lavoro fai tu, però insomma capisci che è piuttosto complicato. Allora, ma io no, la dico una, nel senso che un po' lavori per engineering, okay, e fai l'analista, okay, per engineering. Cosa fa l'analista però, più o meno? Un analista funzionale. Un analista funzionale analizza le funzioni. Di che cosa però? Dei programmi. Dei software. Esatto. Madonna, che io bomba. Io però progetto... Fai cosa? Fai un sacco di cose. Software. Bevi, va? È meglio. No, analista per engineering. Tu eri analista di progetto. No, secondo te fai... Allora, sul tuo ruolo è analista. Poi, che io non so che vuol dire... L'hai letto su LinkedIn e bevi, su. No, non ti seguo su LinkedIn. Regista preferito. Anche allora, anche qui ne ho due. Tim Burton. Sta cascando il telefono. Sta... E... Dai... No, non lo so. Ok, Tim Burton e Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, lo volevo dire, però pensavo no. Quentin Tarantino, però Tim Burton l'ha indovinato, avevo detto che le volevi dire soltanto uno. Non si indovina tutto. L'ho fatto troppo facile, troppo buono. Adesso... Ma facilissima questa, quasi noiosa. Da quanti anni siamo amiche? Io se sa contare almeno. Allora, 7 anni e mezzo. 7 anni e qualche mese. No, questa era facile. Era super facile. Anche questa è facile, però 3 delle mie serie TV preferite in assoluto. Teen Wolf, amore. Trono di spade. Ok. Sulla terza considero che sono stata molto indecisa. Però ho fatto una... Viene da dire Sabrina, ma no. No, carina, ma niente di che. No, infatti. Stranger Things. Brava. Dove ho trascorso per molti anni le vacanze? A Capri. Il posto del cuore. Capri, ok. Facile questo. Allora, è una cosa che tu odi. Quindi. Tatuaggi. Ok, il numero dei miei tatuaggi. Considera che stamattina mentre preparavo le domande mi contavo adesso. 23. No. 24. No. 22. No. 25. Basta, bevi. Tutto. Quanti? Allora, ne ho contati 27, però non sono sicura. Erano 23 l'ultima volta che ho dato uno schiaffo. È vero, mi ha dato uno schiaffo e io stamattina li ho contati 27, però non sono sicura. Scusa, erano 23, ho bevuto per niente. No, più di 25 sicuro comunque. Dai. Qual è stato il mio voto di laurea? Non lo dite però perché è brutta. Lo tagliamo. Allora, non hai preso tantissimo, me lo ricordo. Purtroppo no. Ok, hai preso 92. Bevi. 89. Vabbè, bevo comunque. 89 però. Non lo trovo. Vabbè, sei laureata, quindi. Bippalo però. Ok, lo bipperò, non bippalo. Vai, tocca a me. Allora, adesso te ne faccio una facile, così dopo te ne faccio un'altra difficile. Va bene. Libro preferito. Harry Potter. Ok, sì, certo. Ah, ok. Cioè, poteva essere un po'. Tra bocchetto, dico, no, non è troppo. Cioè, spontato. Allora, in realtà ti potrei buttare là un cime tempestoso, che è il mio. Ti giuro che stavo pensando, preferito. Dico no, allora o dice Harry Potter o Trabocchetto mi mette su cime tempestoso. Esatto, però cime tempestoso, però Harry Potter.
Il mio drink preferito. Vodka lemon. Sei prosecco. Ma che sei ubriaca? Vodka lemon io? Mi insulti che non ti piace quello che bevo è vodka lemon. Tu non ti piace, cioè a te piace vodka lemon? Sì, mi piace. Vodka Red Bull, che schifo tra l'altro, cioè chi cavolo beve più non avrei pensato a quello, cioè quello è il mio drink preferito alla discoteca. Se no avrei detto London Mule prosecco. Però. No, London Mule è vero. Sempre collegato è Harry Potter. Ok, andiamo diciamo sulla scia. Numero di tatuaggi riguardanti Harry Potter. Doni della morte. La fulmine, la saetta. Basta. Basta, quello che c'è scritto. Ok, bevi. La Felix Felicis. Non so neanche se lo sapevi. Porca miseria. Sì, ma non avevo mai... Sì, porca miseria. Di tutto quello che dovevi tatuare Harry Potter la pellicola. Cosa mi è mancato di più in questa pandemia? Allora, nella prima pandemia io, vabbè. Bevi, va? No, aspetta. In generale io parlo da... Non nel lockdown, nella pandemia. Nella pandemia, questo 2020. Sono indecisa se gli amici in generale o le discoteche. Cioè andare a ballare con i tuoi amici. Gli amici. Ok, io inizio veramente a essere ubriaca. Cioè siamo arrivati praticamente a che metà. Che scarsa. Allora, questa, cioè, ce ne sono due, quindi anche se me ne dai una va bene. Puoi scegliere tra due, se me le dici tutte e due. Vai, sono pronta. Toppa. Viaggi barra mete dei miei sogni. Cioè proprio quelle che... Non vedo l'ora di fare. Per me è facile. Riuscirò. Facile. Giappone? Sì. Giro del Giappone. Tour delle vale. 5 città principali. E America. Tour della America. Allora, se dovessi scegliere solo un posto in America andrei a Los Angeles. Però sì, diciamo che... Ma sì, ma quasi gli States fai, non giri in generale sì. Oh, ma non stai più bevendo. Indovina tutte. Vai. Allora, domanda, come si chiamano i miei nipoti? Ta 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 ta. Allora, non lo so. No, lo puoi sapere, questa non è difficile. Cioè, nel senso, io lo so, però non so se uno lo consideri nipote o cugino. Cioè, non è che lo consideri. Sì, di mia sorella, poverino. Ok, allora. Il mio nipote. Eugenio. Ok. Clotilde. Sì. Aldo. Guglielmo. Sì, Guglielmo. Va bene, Guglielmo, va bene anche Aldo, perché alla magra si chiama Aldo. E la piccolina che si chiama Costanza Giulia. Costanza, volendo Costanza Giulia Maria, ma Costanza. Ma che pizza, le mie sono facilissime. Allora, città italiana in cui andrei a vivere anche domani. Bologna. Dalla tortellini, cose. Tortellini, ragù, certo. Non dico altro perché è imbarazzante. Sì, non diciamo altro perché è imbarazzante. Ok, deve essere troppo facile. Sì, è vero, facilissimo. Questo è facilissimo anche il mio. Lo sport in cui riesco meglio. Tu hai fatto una cifra di sport. Tantissimi nella vita, sì. Però... Vabbè, più... Federer. Tennis, vabbè, era facile giocare a tennis. Sì, da 2 anni. 3. Alla città, cioè nel senso era di seguito all'altra, la città straniera dove andrei a vivere. Londra, città preferita al mondo. Finirò questa serata sobria perché conosco troppo bene. Oppure sono stata troppo... Come si dice? Bravo. Buona. Buona. Sono stata troppo non buona. Non sai neanche come si dice quella parola, consiglio. Domanda mia. Domanda. La serie Netflix che sto guardando in questo momento, non in questo preciso momento perché... Ok, ne stavo guardando in una questo, in questi giorni. La regina di scacchi. La regina di scacchi. Devo sì, finire, ma con l'ultima puntata non l'ho potuta venire perché questa mi è piombata dentro casa. Questa è difficile. Questa non so se la indovini, non so se te lo ricordi. Allora, in Accademia di Makeup, okay. Ho sostenuto 3 esami. Ok, per ogni materia
il soggetto che ho portato. Allora, una era Federica, quella era Medusa. Con tutto... Medusa. Medusa per l'esame di? Non cinema, quello dopo. Effetti speciali. Speciali, brava. Medusa per quella effetti speciali. Okay. No, non lo so, cioè, guarda, se... anche su sì, sicuramente li conosco, cioè li so in realtà, ma adesso non li so. Allora, ti rendi? Sì. Ok, per l'esame di trucco cinematografico ho portato la fata confetto dello schiacciavoci. Ah, Sheila. Sheila. Vero. E sì, tanto bevi. E invece per l'esame finale ho portato un trucco nude. Ah, cavolo, è vero. Quello con il termostico, con il tramonto, esatto. Allora, questo è difficilissimo perché la mia forse più grande ossessione. Allora, secondo me, e lo dici anche spesso, quindi penso di prenderci, sono tanto raffreddatissima, vabbè, lavarti le mani. Allora, effettivamente potrebbe essere vera questa cosa, però non era quello che ho pensato. Qual è? Mi sono molto legata a qualcosa. Cosa? Al tuo telefono. Vero? Perché? Perché sono ossessionata da cosa? Un pochetto. Sono ossessionata da cosa? Ossessionata poi nel senso buono, sono molto legata a cosa. Ah, sei legata ai ricordi? Ok. Ok, tocca a me? Sì. Allora, questa potrebbe essere un pochino più difficile. Nel mio ultimo viaggio a Londra ho comprato una bacchetta. Quale ho preso? Quella di Draco? Draco Malfoy? No, forse non era quella di Draco. No, non lo so. Che rendi? Sì. Ok, ma no, non è quella di Draco. La vostra di nuovo. Intanto bevi. Oh, allora, ero super indecisa tra la bacchetta di Sirius Black. Ma amore mio. E la bacchetta di Sambuco. Ho preso la bacchetta di Sambuco, cioè per un motivo, perché ne ho soltanto una di bacchetta. E allora ho preso quella esteticamente più bella. Silente è forse il mio personaggio preferito in assoluto. Cioè Sirius e Silente comunque. E quindi ho detto, prenderò la più bella. Va bene, fatto bene. Tra l'altro e poi, potente, esatto. Tocca a te, vai. Allora, come si chiamava il mio pesce rosso? Che cazzo ne so? Allora, io mi ricordo che il tuo gatto si chiamava Romeo. No, Matisse. Vabbè, Matisse, è uguale, no? Perché ne hai visto gatti. Sì. Ah, lo posso indovinare. Bevi. Lo posso. No, bevi e indovini. Lo sì. Posso tirare a caso. Nemo. Che banale. Allora, sempre parlando di animali domestici, ne ho anche io una pronta. Animale preferito e quanti? E i nomi degli animali domestici che ho avuto. Tutti? Aspetta, premessa, escludiamo pesciolini rossi, okay. Tartarughine, perché insomma non allora, sono mai durate. Allora, animale preferito gatto, facile, esatto. Poi attualmente hai 4 gatte femmine. Perla, sono mamma di 4 gattine. Perla, Grigia, Mirtilla e Ninetta. Esatto. Poi? Basta. No. Allora, a uno forse non te l'ho mai nominato perché forse ero piccola, avuto un altro gatto. Sì, proprio da bambina, quindi ci sa che non lo sai. No, non si chiamava Lady. Ok, però. Poi mi sa che hai avuto un cane. Esatto, sì, però idea. Guarda, è importante perché te l'ho anche nominato perché è stato proprio. Sì, però. Cioè, il mio compagno di vita, di infanzia, perché io sono stata figlia unica per 10 anni. 10 anni. No, non ho idea. Considera che il cane l'ho preso a 2 anni, è morto, che mamma era incinta, era appena nato Leo. Inuk. Era un pastore maremmano e il nome l'avevo scelto io a 2 anni. Non lo sarei mai ricordato che... di nuovo alla vostra. Nome. Facile. Facile, ok. Non lo so in realtà. Il mio gusto di gelato preferito. Pistacchio. No, bevi. Dai, no, è pistacchio. No. È il gelato al marron glacé di mia madre. E non c'è nient'altro che tra l'altro mangeremo a breve. No, non c'ho altri rivali. Sì, magari... pistacchio è molto buono, lo adoro, ma... Vabbè, io ho detto pistacchio, che altra volta a me non piace. Sto faticando. Allora, colore preferito. Ecco, pure lei. Sì, l'avevo messa alla fine. Secondo me rosa.
No, zero. Cioè mi piace il rosa, ma no. Viola. Viola, dai, viola. Tanto hai sbagliato perché hai detto rosa. Viola te lo potrei dare in buono, ma non è proprio il viola. È il color lavanda. Vabbè, lilla, viola. Il color lavanda. Bevi, perché è rosa. Ok. Allora, la mia materia preferita a scuola. La so, certo, la so, matematica. Sbagliato. Allora, io amo molto la matematica. L'ho ma è la tua, non è, mi piace tanto. Facevi pure ripetizioni. Tutto, facevo, adoro la matematica, mi piace da morire, ma... Mi stai ingannando. C'era qualcosa di più bello per me. Ma che fisica? Ma chi è che piace la fisica? No, a me piace la fisica, però insomma no. Ma chi piace la fisica, dai? Devi scienze biologiche. No, perché fisica? Quindi di che? Storia dell'arte. Ma sai che era anche la mia storia dell'arte. Allora, domanda difficilissima, difficilissima. Aiuto. No, ma non tanto perché è difficile, quanto perché io sono la persona meno coordinata al mondo e soprattutto la meno sportiva. Oddio. Quindi quali sport ho praticato da bambina, perché poi ho smesso, insomma, quando mi sono resa conto che non riuscivo a tenere. Credo che ci fosse a un certo punto la danza. Cioè, credo che tu abbia iniziato, poi smesso, poi... Sì, sì, ora la consideriamo perché non, okay, non l'ho portato a termine. Pallavolo? Sì. Ok. Altro? Sì. Poi posso per ridere questa cosa. Basket. Salta a 4,50. Beh, io però io ho fatto basket nella vita. Oddio, fa straridere perché... Che fa? Pattinaggio? Tennis, ho fatto il nuoto, ma io non so nuotare. Ah, non so nuotare. Non so nuotare. Cioè, non è che non so nuotare, so nuotare, però non è che, insomma, sono proprio un campione olimpionico, ecco. Io sono proprio più... meno coordinazione. Nuoto, cioè, lo dovevo sapere comunque. Dai, sì. E poi, cioè, ti immagini, ho fatto tipo 6 anni pallavolo. Io? Adesso se dici prendere la palla sei spaventata. No, ma perché altro? C'è una cosa di cui io parlo sempre rispetto a Caterina de' Medici, la regina. Io parlo, dico sempre una cosa riguardo lei. Aspetta, non ho capito domani. Allora, c'è una cosa? C'è una cosa che io dico sempre riguardo Caterina de' Medici, la regina del... Okay, la vera regina. Cioè, la regina. La regina. Ma c'è una cosa che tu dici riguardo lei? Riguardo lei, io dico sempre che lei che ha fatto... Ha inventato i macaron. Anche buoni macaron. Ha inventato cos'altro? Dai, lo dico sempre. Però... Allora, innanzitutto bevi. Ok, vabbè, ho sbagliato, ci sta. E che cos'altro ha inventato di fondamentale nelle nostre vite? La forchetta! No, lo dico è sempre! Vero, è lo dico vero! Sempre. Cazzo! Caterina de' Medici ha inventato la forchetta, grazie! È vero, lo sì, sapevo, poi lo quando sapevo. Volete potete ringraziarmi. Lo so, cioè no, vabbè. E poi c'è un'altra cosa in realtà che dico spesso di Caterina de' Medici. Chi è che frequentava? La corte. E vabbè. Fin lì, ok. Però c'aveva una persona in particolare di cui lei si fidava Lorenzo. Molto. Una persona in particolare di cui lei si fidava molto. Era una persona che stava sempre con lei, perché no, nostra signoria, nostra da Nostradamus. Chi era? Un mago, un profeta. Sì, siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine. Che fatica. Siamo quasi mezzanotte. Oddio, quindi sbrighiamoci. Basta. Allora, l'ultima prova, questa la lancio così. Adesso scriveremo su un foglietto 3 pregi e 3 difetti l'una dell'altra. E Carla? Allora, intanto direi che ci facciamo un brindisi finale. Perché no? Tanto per cambiare. 3 difetti e 3 pregi l'una dell'altra. Ok? Ok. Vai. Allora, fatto! Ok.
Voglio con un pregio. Vai. Generosa. Vero? Cioè, molto generosa. Vabbè. Ok, io come pregio ho messo che sei una buona amica, sei un'ottima amica. Ok. Nel senso, sei molto disponibile. Se vuoi bene una persona, diciamo che sono molto selettiva. Esatto. Forse troppo selettiva. Se vuoi bene una persona, ti ci dedichi 100%. Al 100%. Sì, è vero. Vai, un mio difetto. Posso accettare. Impulsiva. Penso di essere così. Cioè, sì, forse sì, sono impulsiva tantissimo. Tantissimo. Però non so se è proprio da definire un difetto. Per me è un difetto, ma perché io invece sei estremamente riflessiva. Sono estremamente. Ecco il tuo difetto. Il primo difetto è che sei estremamente lunatica. Non è che sei solo poco lunatica. Tu sei proprio la mattina, entri in macchina, guardi Carlotta, se ti saluta allora è di buon umore, altrimenti tiene il muso, guarda avanti, non dice niente. Tu sai che quel giorno è meglio se stai zitta e torni a casa. È così, vero, cioè, proprio si vede. Oppure se c'è qualcosa che non ti va a genio, in qualche cosa che magari stiamo facendo, si vede. Perché oscurità nel tuo viso. Che sono tanto espressiva. Così. Dai, dammi sto pregio, va, che almeno mi si risolleva un po' il morale. Allora, un tuo pregio, che è forse quello che io apprezzo di più, ma perché mi ha salvato la vita innumerevoli volte, è che tu sei disponibile al 120%. Yeah. Cioè, troppo. Io so che, esatto, cioè, per me è una gran cosa avere un'amica così, però per lei anche quello stessa, insomma, l'ho ridimensionato nel tempo. Sì, però con me no, cioè io nel senso so che con se... Con chi non devi. No, vabbè, certo, quello è giusto, disponibile. Vero. 100%, anzi 120%. Vero. Quello sì. Allora io bellissimo. Invece nel tuo prossimo pregio ho scritto che sei altruista. Però aspetta, prendiamolo quello. Allora, mi piace questa cosa. Allora, sei altruista perché tu dici che non lo sei, non condividi le cose, sei molto solitaria, ma in realtà non è vero, perché no, secondo me le tue cose tu le condividi con gli altri. Pensi che quella cosa che tu conosci magari meglio possa essere utile a qualcun altro, o comunque se qualcuno serve qualcosa tendi a... Non mi sembra di aver capito. Tendi, insomma, secondo me ad aiutare quell'altro, a condividere. Condividerla. Sì. Ok. Accetto il mio difetto. Allora, siamo al difetto? Sì. Allora, l'abbiamo detto poco fa in realtà, che secondo me un tuo piccolo difetto è che tu sei estremamente legata al passato. Nel senso che... Non sei la prima persona che me lo dice. Tu sei una che magari troppo spesso si va a riguardare le foto. Sì, sì. E sta lì. Sei tanto nostalgica. Allora, qui ho scritto che tu imponi le tue decisioni e i miei e pensieri. Allora, se Carlotta decide una cosa, non c'è verso che... Ma guarda, siamo 10 persone, 9 vogliono fare una cosa, Carlotta vuole fare quella. Carlotta se... No, allora io vado a casa. Ma non è vero. Dai, quando... No, non lo faccio più. Vabbè, comunque è così. No, è non, così. Non mi fidate. Allora, ultimo pregio in lista è che sei affidabile. No. Cioè, allora, sono maniaca dell'ordine. No, affidabile nel senso che sei proprio affidabile. Cioè, sia nelle cose materiali che in quelle non materiali. E per me è un grande pregio perché io sono un disastro. Però cosa ho scritto io come ultimo pregio? Mio? Sì. Ok. Ho scritto che hai un gran cuore. Anche anche se lo nascondi, perché tu non lo vuoi far vedere, però hai tanto un gran cuore. Oddio, adesso abbiamo un attimo perché sono ubriaca. Ok. Vai, dammi quest'ultimo difetto così andiamo a dormire. No, allora, ultimissimo difetto. Allora, in realtà l'ho messo un po' qua perché poi a un certo punto non mi venivano più idee, cioè non mi venivano più idee, non mi venivano più difetti, è che sei un po' impaziente. Da morire, io cioè, odio aspettare. Esatto, tu odi aspettare, cioè, non si odio. Può, allora, lei è una che, se io faccio sempre in ritardo, lei perché è sempre in anticipo. Se ritardo anche di un minuto te lo fa pesare. Sì. Però. Però no. Sì, sono comunque odio aspettare. Troppo. Odio. Vuoi sapere il tuo ultimo difetto prima di aspettare mezzanotte? È quello brutto. No. Ok. Cioè è normale, lo siamo un po' tutti. Ok. Questo. Sei permalosa. Tantissimo. Tantissimo. È uno dei miei motivi per cui poi mette il muso. E poi è vero. È finito. Allora, considera che ho sempre detto che era il mio più grande difetto.
po' con gli anni sono migliorata. Vero, sono d'accordo. Con gli anni sono, perché da bambina era una cosa terribile. Ma pure qualche anno fa. Ma pure fino a qualche anno fa, adesso comunque sono adesso migliorata. Adesso è diventata anche molto più autoironica. Diciamo, esatto, e adesso diciamo la prendo un po' più... Sul ridere, ma sì. sulla filosofia dello sticazzi. Esattamente. Bene, allora... Io è quasi mezzanotte. È quasi mezzanotte, siamo abbastanza brillette tutte e due, adesso... Ci rimane qualcosina per brindare la mezzanotte e poi non so, forse ce ne andremo a dormire visto che. Non vedo alternative. Vabbè, potremmo vederci il Signore degli Anelli. Beh, lo sì, facciamo. Cioè, serata nerd. Ci sto. Ubriache, ci spariamo al Signore degli Io Anelli. Ci sto sempre. O Harry Potter. Harry Potter comincia. Ok, allora. Noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e se vi va lasciate anche un commentino per vedere altri video con la mia bestie. No, basta, fatemi basta. Sapere, lei non Scusa, è più mi odia. Anche forse. No. Noi ci vediamo al prossimo video, vi facciamo tanti auguri e buon anno ragazzi. Ciao.